Sì, figlio mio. See?
Passiamo in rassegna i 12 finalisti della penultima serata di questa grandiosa, maestosa, imponente rassegna canora. Eccoli qua, sono solo vostri, appartengono solo a voi, fate di loro ciò che ritenete giusto. E cominciamo con Camillo Indovina in Mi sveglio e sono donna. In antipasti d'amore. Thank you.
selezionate 240, il meccanismo è ormai noto tutti, ma Astor Vendetta è qui ancora una volta per rinfrescarvi le idee. 240 cantanti, 240 case discografiche, 240 autori, e voi naturalmente, voi che avete seguito, applaudito, giudicato questi autori, queste canzoni e questi cantanti, voi dei giudici, che con il vostro giudizio spassionato, che con il vostro giudizio equanime, sereno, obiettivo e disinteressato, avete scelto i meritevoli, i grandi, i soli quattro che entreranno nella finalissima. Eccoli, Belinda Boa, Oriano, Marco e Maraveri, Miriam. Ma qui entrerà la leggenda, lo sapremo solo domani sera. Ancora poche ore ci separano da questa appassionante, commovente e entusiasmante che aveva voce. E che voce! Nina! Nina, imbecille, dove sei? Nina! Piccola, devi essere piccola. Più piccola tu sei, e meglio verrai sullo schermo. Capisci quello che voglio dire? Non lo so, anche i passi devono essere piccolissimi. Hai visto cosa è successo ieri sera a Stella? Ha voluto fare il passo più lungo della gamba e mi è volata giù dal palcoscenico. E se l'è rotta, anzi, se l'ha rotta tutte e due le gambe in diretta. Sì. Vabbè, io avrei ancora mille cose da dirti, ma il tempo è tiranno. Sì. Allora mi limito ad elencarti il pentalogo della perfetta collaboratrice. Sì. Primo, mai salutare la mamma in diretta. Sì. Secondo, mai impugnare il microfono con due mani. Sì. Terzo, mai farsi distrarre dalle luci. Sì. Quarto, mai farsi cogliere impreparato. Sì. Quinto. Senta, signora. No. Quinto, mai interrompere il presentatore. Sì. Brava, dimmi sempre di sì e vedrai che farai carriera. Sì. Senti Stilla, mi fai vedere le mani? Sì. Brava, tieni duro e così farai carriera. Senti Stilla, io vado dal cavaliere Annunzio, mi deve ancora consegnare il programma, dobbiamo parlare di queste scene che non arrivano, dei fiori sintetici che non arrivano, dei costumi che non arrivano, dei cantanti stranieri che non arrivano. Sì. Nina! Ciao mamma, ce l'ho fatta e ti saluto lo stesso anche se non posso, perché adesso posso e dopo non posso. La... Sei qua. Signore e signori, buonasera, il mio nome è Stilla, con la K finale, sì, e adesso di nuovo la... Oh, ciao Stella, tu pensa ancora di lì che qui ci penso io. E buonasera a tutti! Ora vado a presentare i cantanti! Non li ho ancora visti, ma... I cantanti! Non li ho ancora visti, ma... I cantanti... Dopo! Ora! Ora! Guardi qua! Signore e signori, buonasera! Ecco a voi Oriano! Oh, Belinda Boa! Maraveri Miriam! Pacco! Salve! Salve! E mi stava riprendendo, mi stava? No, provavo le luci. Le luci? Io stavo presentando i cantanti, sì. Io sono Stilla, la nuova collaboratrice di Astor Vendetta. Io sono Tommy, il nuovo collaboratore di Odi Guarda. Stilla, con l'H finale! Tommy, con la I finale! Tutto a posto, Tommy? Tutto a posto, Odi! Nastro, batteria, luci, microfoni? Nastro, batteria, luci, microfoni! Ah, lei deve essere Stilla, la nuova collaboratrice di Astor, quella che ha preso il posto di Stella! Sì! Piacere, Odi Guarda! Piacere, Stilla! La povera Stella! Ciao, Odi, tutto
pregherei di continuare ugualmente. Il tempo è tiranno, qui fra poco dovranno montare le nuove scene, ammesso che arrivi. Ebbene, Astor, allora prendete pure posto che cominciamo. Allora io mi metto lì. No, mi metto lì, no, posso star bene anche io. Tutto a posto, Tommy? Tutto a posto, Tommy. Nastro, batteria, luci, microfoni. Nastro, batteria, luci, microfoni. Buona, 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 buonissima sera a tutti, cari telecuoricini miei. È il vostro Lonti, guarda che vi parla, che guarda per voi e che guarda giusto. Siamo qui su questo grande palcoscenico di questo grandissimo teatro, che ospita la più grandiosa, maestosa, granitica, imponente, colossale, la segna canora di tutti i tempi. Ma cominciamo da un grandissimo presentatore, che più grande non si può, Astor Vendetta. Oh! Astor, siamo qui. Dove? Qui. Ah, sì, sì. Astor, una domanda che sicuramente tutti si saranno posti, ma quante rassegne canore hai presentato? Beh, una domanda molto acuta la tua Oddi, sinceramente non me la sarei aspettata. Io posso solo dirti che sono nato con questa rassegna, o se preferisci la rassegna che è nata con me. Una risposta sagace che al pubblico piace! Ma prima di salutarci, Astor, vuoi dirci cosa hai inventato, cos'altro hai preparato questa sera per stupire i tuoi fedelissimi teleamatissimi telespettatori? Questa è una sorpresa finale, non posso dirti. Ma certo che non ce lo dici, altrimenti che sorpresa sarebbe? Ma prima di salutarci, le sorprese non finiscono mai! Cari telecuoricini, ieri Stella, oggi Stella! Oh, scusami, scusa. Stella, emozionata? Sì. Tanto? Sì. Quanto? Sì. Avete visto anche nel petto di Stella? Batte tutto un tu, anzi, te le batte un cuore. Grazie, Stella. Sì. Tutto bene. Ma eccola la nostra mara melodiosa, mara musicale, mara modulata, mara Mary, Miriam. Taglia quest'ultima. Già fatto. Non trovi mara Mary che il tuo signor repertorio perennemente in bilico tra ritrosi amori materni, paesani e rissose passioni filiali urbane? Io amo questo tipo di contrapposizione. Vedi la campagna per me, per il mio titolo Otis. Già fatto. Grazie. Prego. Scusa. Non sa di che, vai. Partito. Grazie. Prego. Vedi la campagna per me, per mio marito Otis e per i nostri bambini non vuol dire solo latte, ma anche insalata, erba, aria fresca, insomma salute. Grazie. Non ho finito. Prego, Marmeri. Grazie. Prego. Mentre la città è solo lussuria, violenza, stupro, morte, capisci? È finito? Sì, grazie. Prego. Ho un'ultima domanda, Marmeri. Prego. Grazie. Prego. Se ti dovessi trovare a tu per tu con Dio, quale canzone canteresti? Oh, quella della scorso. E il teleamore della nostra tele Maramari non ha tele limiti. Cari telecuoricini miei, Oriano, 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 dagli gli ultimi due. Già fatto. Ed ecco il nostro intramontabile, inconfondibile, incomparabile, impareggiabile, sempre verdoriano. Dici Oriano, come fai ad essere sempre così come sei? Beh, io... Vuoi svelare il tuo segreto alle tue tele ammiratrici? Io amo la perfezione. E puoi interrompere, Oddi, scusa. Certo, Oriano, interrompi, dimmi. Tommy! Scusate, ma ho questo brufolo che mi puoi riprendere da questo lato? Già fatto. Ecco. Oriano, come nascono le tue canzoni? Beh, io e Otis, mio marito, mio amico, oltre che impresario, proponiamo centinaia di pezzi ad alcuni operai di una fabbrica qualsiasi. Poi gli operai mi analizzano. Scusate, li analizzano e infine io scelgo il pezzo che... Loro scelgono il pezzo migliore. Ecco, io quello lì non lo canto. Bene, impenetrabile come sempre. Oriano, tre domande a bruciapelo. Sì. Cosa pensi al buio? Beh... Quello che pensi tu. Cosa senti al buio? Quello che senti tu. Cosa fai al buio? Quello che fai tu. Grazie, Oriano. Avete visto? Anche Oriano te le pensa, te le sente, te le fa. Quello che te le pensate, te le sentite, te le fate voi, cari telecuoricini miei. Beh, amore, si sta gonfiando. Ci sei? Ci sono. Fremente, fragrante, fulgida, fatale, Belinda Boa. Sudore, perché la scelta di questo titolo? Sì, allora, perché sudore? Ho sentito un bisogno artistico, nonché fisico, di completare questa trilogia che, come tu ben sai, è iniziata con Amplesso, seguita da Calore e ora Sudore. Dicono di te che hai un timbro di voce caldo, profondo, morbido, elastico, insomma, arguto e malinconico al tempo stesso. Sì. Oh, scusami, Odi, puoi ripetere la domanda? Stringi, Odi, abbiamo soltanto pochi secondi. Ebbene, allora una parola veloce, veloce per Dina e Dora Deno, questo splendido duo. E cominciamo da Dina. Dina, veloce, 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 una parola su Dora. Sudore? Sudora, Dina. Ah, allora, sei Dora. Senza Dina non sarei un duo. Grazie Dora. Buona, 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 buonissima sera a tutti, cari telecuoricini miei. E il vostro Oddi, guarda che vi saluta, che ha guardato per voi e ha guardato giusto.
Ma non è ancora finita qui. A tra poco per l'intervista nei bolli, i loro cuoricini, dei vostri beniamini, nei loro camerini. Ciao, 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 ciao! Ah, io corro in camerino, c'ho questo prumolo che mi dà un tormento. Ma è il sì, dei miei compagni. Oh! Sono qui per presentarvi lo straordinario, l'ineguagliabile, l'insuperabile Pacco! Di là, è di là che devi entrare. Mamma! Zitto di là! Signori e signori, sono sempre io e sono di nuovo qui per presentarvi la nuova, la sola, l'unica promessa! Signore e signore, sono molto orgoglioso di presentarvi la mamma! Allora hai visto come si fa? Cosa aspetti, vai! Signore e signori, sono orgogliosa di presentarvi il mio Pacco!
papà? Che chi? Chi è mio padre? Ma voi ne sapete qualcosa? Pare ci sia un fuori programma! Ma tu non è ancora arrivato? No,
sia un fuori programma. Belinda! Ciao, di tutto bene? Magnificamente, grazie Belinda. E Astor non è ancora arrivato? No, no qui non c'è. Non è ancora arrivato. Tu ne sai qualcosa? Io no, perché? Perché pare ci sia un fuori programma. Mary, amore, io assolutamente non posso perdere tutto questo tempo. Ho solo 7 ore per truccarmi. In più ho preso tutto quello che mi tormenta. Che ti sta mancando? Io non posso. Ho un dolore le ossa che non posso. No, ma scusa, ecco un'altra delle sue pasticche. Ma Belinda, nelle 4 ore di lavoro prima che ne hai fatto? Che domande le ha prese per quell'altro dolore, no? Pensate forse che stia esagerando. No, perché? Signori cantanti, un momento, prego. Io penso che sia il caso di aspettare ancora un attimo. Astor non tarderà molto. L'ho incontrato poco fa mentre andava dal cavaliere Nuzzo. Anzi, mi ha pregato di dirvi di attenderlo tutti qui. Sì, ma non arriva ancora! E noi dobbiamo truccarci ancora! E poi sto aspettando la tassa, che come al solito parte ancora! E io avrei un'idea. Ecco, sì, perché no, mentre aspettiamo, avrei pensato di chiedere a Cassie, ecco, di... Cassie, perché non ci canti qualcosa? Oh, che bella idea! Ti prego, Cassie! Ma sì, dai, ma cosa zitto! Sì! Dai. Abbiamo tutti una gran voglia di sentirti, eh? Una gran voglia! Eri, si attacca un microfono, uno qualsiasi, quello al centro! Io vi ringrazio, siete tutti molto, molto carini! Oh, ma proprio non posso, sapete, è passato tanto di quel tempo che... Non ho la base per cantare! Eri, si stacca, non ho la base! Mamma, ma ho visto che la mettevi in borsa questa mattina! Sì, ma... Sì, mamma, ti ho visto io che la mettevi! Dov'è in borsa? La borsa, ma fammi un po' vedere! Eri, si aspetta! Aspettate, forse Cassie ha la base. Ma sì, c'è la base qui! Ce l'ha? Eris ce l'ha! L'ho messa dentro senza accorgermene, a chi la do? La dia a me, signora Cassie, che la porto al fuori. Grazie, Jimmy! Grazie, Otti, grazie a tutti! Siete veramente molto, molto carini, oh, sono così! Oh, guarda, Paco, ma l'ho messa dentro tutte! Chissà come l'ha portato su, così emozionata! Ma non arriva! Era un po' ingarbugliata, signora Cassie, bisogna aspettare un attimo. Pensa come nella fretta, non è che ho pensato... Scusa, Cassie, corro un attimo in camerino, eh? Se arriva la base, chiamatemi, ci tengo. Scusa, Cassie, Oriano ti accompagna, sì. Ti accompagno. Nel caso, Cassie... Ah, non ti preoccupate, andiamoci in contatto. Ma no, non vi voglio mica trattenere, tanto non arriva. Scusa, Cassie, sì. Allora io ne approfitto e vado, eh? Scusa, Cassie, Belinda, aspetta, veniamo anche noi! Sono mortificato, Cassie. Mi dispiace, io pensavo di... Non ti preoccupare, Odie. Tu sei sempre stato molto buono. Ma come vedi è destino che io... Vabbè, acqua passata! Hai ragione, Cassie. Lasciamo spazio ai giovani. Sì. Beh, io vado allora. Astor ancora non è arrivato e Tommy mi aspetta nei camerini per le interviste. Ci vediamo lì, a tra poco. Beh, cosa aspetta? Su, andiamo! Cerchiamo di non perdere anche questa intervista. Lo conosci da molto, mamma. Chi? Odie, guarda! Sì, vedi, io e Odie... Cantavate insieme, vero? Sì, bravo, padre, ma tanto tempo fa che tu... Io lo so bene che nel mondo della canzone ci sono state altre tragedie, disgrazie e morti,
ma una rassegna canora non è mai stata colpita da un così grave lutto. Ed è proprio per questo che si pensava in un primo momento col cavaliere Annunzio di interrompere la rassegna. Ma ci è sembrato eccessivo, nonché pleonastico, allora di interromperla per due ore. Ma ci è sembrato esagerato e fuori luogo, allora di interromperla per un'ora sola. Ma ci è sembrato soverchio ed esorbitante, indi per mezz'ora. Ma ci è sembrato eccedente e sproporzionato. Insomma, abbiamo parlato un'ora per un minuto di silenzio. Sì, ma a me è un minuto, perché ti sembra troppo? Ma chi è questo fortunato? No, dico, quello lì che si è salvato. Ah, sì, un certo Trench. Trench! Mamma, è l'ultimo in classifica! Sta zitto tu, vuol dire che adesso sarà il primo! Ha ragione per me, abbiamo poco tempo, quindi sbrighiamoci. Lui è di là, è già di là, abbiamo parlato prima. Come tutti i veri professionisti è pronto per cominciare, quindi prepariamoci a questa prova del minuto di silenzio, che poi osserveremo in diretta. Adesso mi raccomando, accogliamolo tra noi e facciamolo entrare come il sole e come l'unico superstite di questa immane tragedia. Signori, Trench. Trench, che noi tutti vogliamo manifestarti il nostro cordoglio, la nostra solidarietà, il nostro amore e financo il nostro affetto. Lo sappiamo, Trench, è una disgrazia che oggi è capitata a te, ma che domani potrebbe capitare a noi. Via col minuto di silenzio. Va bene, forse ha ragione Maramelli, un minuto è troppo, facciamo 30 secondi. Un po' di rispetto vi chiedo per questa grande, grandissima, enorme, mastodontica, apocalittica tragedia che ha colpito questo povero uomo di Trench. Va bene, Maramelli, facciamo 10 secondi, ma che siano 10 fatti bene. E via col tempo. Anzi, visto che ci siamo, passiamo da un momento di morte ad un momento di vita. Voglio dire, visto che ci siamo tutti fortunatamente, Trench compreso, volevo approfittarne per ripassare la canzone dell'anno. Ma Melinda, ho appena proposto adesso di farla, perché ci siamo tutti, Trench compreso, ci togliamo il pensiero dell'albero. Ma io un gran mal di testa! No, scusa, non avresti una... Questo tuo mal di testa, Melinda, dipende proprio dalla mancanza di alberi, non ce ne sono più, manca l'ossigeno, l'aria è viziata, ma noi con questa nostra iniziativa vogliamo far sì che almeno quest'ultimo albero rimasto si salvi e possa dar vita ad altri alberi. Vabbè, facciamo quest'albero! E facciamo la prova! È una prova priva di scene, priva di luce. Dovrebbero però arrivare nel pomeriggio, adesso che arrivano. Adesso prendete posto, prego, bravo, si ricicla anche tu. Anzi, guarda, questo è il foglio con le tue parole, con le nostre già le conoscete. Mi raccomando, sentite gli altri. Vai, Eris! Eris! Eris, non
sigla da qui. Ho chiesto la canzone dell'altro. Eris, vogliamo collaborare? Collabora, grazie. Abbassiamo, Scusate, ci siamo, vi passo via internet. Allora, signore e signori, voi che ci seguite in diretta, voi che ci seguite da sempre, aiutateci. Suggeriteci questa parola ormai in disuso, ormai fuori moda, come la vogliamo chiamare, diretta, dimenticata, caduta nell'oblio, eccetera, eccetera. Un messaggio, ecco, perché noi questa sera vogliamo lanciarci un messaggio che è un messaggio di vita. Quindi proprio voi che ci seguite da casa, voi che ci capite, aiutatelo a crescere questo albero, innaffiatelo, potatelo, concimatelo, insomma, inalberiamoci insieme a questo punto, dirò via con la musica! Ma lui era famoso, tu non lo sei. Adesso io, il destino, il cavaliere Aluzzo ti ho
abbiamo una grande possibilità. Ma io no, no, no! Sì, French, io devo presentare un ospite straniero. Il pubblico vuole lo straniero, qui di straniero ci sei solo tu. Ma io non canto, io non ho voce, io parlo solo ballo. Sì, French, ma qui nessuno ha voce. Nessuno se ne accorgerà, perché voi stranieri siete tutti uguali, avete tutti lo stesso stile, ma chi vuoi che se ne accorga? Io sono il tuo cantiere, ma il suo sì! Ma se lo scuro cantare a spesche nordiche, scuoi talent, e mi stupende tanto fende scuoi talent. D'accordo. Bravo, sì. Sapevo che hai un talento. Sì. Benito, chi? Lo straniero. È il camerino d'ora, lo chiamiamo Dina. 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 Solo questo. No! No, no e no! Io gli avrei detto no, a poche ore dalla diretta, con tutte le cose che abbiamo da fare e con tutti i problemi che già ci sono, salta fuori un fuori programma che lei accetta. Certo, cavaliere Annuzzo. Annuzzo, quello non è di sola. Io tranquillo, per lei questo è altro. Ebbene, l'altro lo fai tu! Ci manca solo di pulire i pavimenti e poi possiamo veramente dire di aver fatto tutto. Esatto, non l'abbiamo mai fatto. E con tutte le canzoni che abbiamo ancora da provare. La Belinda, che non ha voce, sa solo agitarsi e male. Quando cantiamo noi per lei? La Mara Mary, te la raccomando quella. Figli e mamme, mamme e figli. Jimmy, Ronnie e pure Oriano. Buono quello. So io quello che ci vorrebbe per lui. Ah, sì. Altro che brutto. Ti sei dimenticato Tacco? Perché sarebbe un cantante quello. Si dice di sì. Te lo dico io come stanno le cose. Fatto in finale. Lo so io perché è entrato in finale. Perché? Ci mancavano anche questi stranieri. Lo straniero è uno solo. Sono anni che ci perseguitano. Ce li troviamo dappertutto. E certo, li invitano e loro vengono. Serviti, riveriti, osannati e ben pagati. E perché non dovrebbero venire? Perché? E poi sono tutti uguali. Cantano tutti allo stesso modo. Si muovono tutti alla stessa maniera. E quanto li pagano? Quanto? E noi cantanti coriste dobbiamo anche improvvisarci ballerine per loro. Ma le sue sono tutte morte! E cos'è, colpa mia se gli sono morte le ballerine, eh? Che colpa ne ho io se l'albergo è crollato? Ma sta zitta! Idiota, io non ti sopporto più questi stranieri! Aiutate! Oh, Drank! Caro, anche tu qui!
o non mi dire che hai perso qualcosa anche tu? Ma certo, i suoi trucchi, ma certo, con quella brutta caduta. Come ti capisco, che brutta caduta. E che brutti brufoli che hai? Io quanti brufoli? Uno, due, tre, quattro, cinque, donna, ne cinque. Dile, cinque ne ha. Uno, sei, ma tu li copri, Mirmoncello. Pagliuzze dorate, d'ora, dorate. Dina, guardate, ma è uguale alla mia, ma che fa coincidenza? Ma lo sai che a volte è proprio piccolo il mondo? Ridammela! Voglio la mia cipria! Non mi muovo di qua se non me la dai, ladro! Musico, grazie. Ferma quel coso, ho detto che voglio la mia cipria! Musico! Non ci sei più. Togli tutto e manda al tre. Lo straniero si accontenta.
Avete litigato? Ma allora questo coso avanza o no? Avete litigato? Ma Franco, ma aspetta con questa luce finché questo coso qui non viene avanti, no? Ma non c'è nessuno qui che ha premontato un bottone per fare qualcosa che lo faccia andare avanti? Insomma, portate pazienza, bambine. Rocky, Jamie, un po' di iniziativa. Finché questo coso. Porca, saltroni, ma cosa state? Cosa fate? Volete che cada? Ma che modi sono questi? Questa sera questo coso deve funzionare. Altrimenti io... Avete litigato. Franco, ma che luce metti? Che metti? Anche tu, Alice, aspetta finché non dico vai, no? Bambine, scusate, ma io così non posso. Non posso, non posso, non posso. Ricominciamo tutto da capo. Forza qui, tiratevi indietro. Dai, idioti, ma cosa fate? Cosa fate? Cosa fate? Su, sveglia, mia figlia. Mi chiedeva bene questa volta questo coso. Franco, Alice. Bambine, siamo pronti, vai. Voi non me la contate giusta. Avete litigato. Ferma e Scar, che hanno litigato. Ma perché? Perché fate sempre così, bambine? Ma ditelo all'annuncio vostro, dite tutto al vostro. Non ditemi che ancora per quella cosa che... Su. Oh, anche nell'acqua adesso. A momenti annego, forza. Raccontatemi tutto e facciamo pace. Qua. Su, allora, di la vaccina. Dora Baciora, ecco qua, faccia fatta, su! Adesso voglio vedere una bella prova, eh! Brio, energia, legna! Ancora l'acqua! Dai, Eric, siamo pronti, vai, Franco! Franco, ma dico io, ma ti sei mai lavato tu? E l'acqua? Di che colore era? Rossa? Gialla, rosa, viola? Blu, l'acqua è blu! Non è possibile, vai, Eric, caro, vai! Pronte voi due? Bambini, all'inizio siete fuori, dai! E adesso siete dentro e dovete sorridere, essere più! Eric, ferma, caro, non sono più! Dina, che c'è? Dora, che c'è? Vai, Eric, grazie, amore. Scusa, Eric, vai, caro. Dai, su, volari! Aiuti!
qua. Voglio fare una prova decente, lo fa? Cosa fate? Cavaliere, mi fa schifo qua. Sì? Sta zitta! Ora dovrò chiedere scusa a Oriana al trench. E questa volta l'acqua la porti via tu. Mina! Ora! Mina! Ora! Ma perché fai sempre così? Senti, Dina, posso parlarti? Adesso? Ma c'ho l'acqua qua! E va bene, vorrà dire che parleremo con l'acqua. Dai, sediamoci un attimo. Qua? Sì, qua. Jimmy, non vuoi parlare con me? Lascia stare, Jimmy, Dina, Dina! Lo lascio? Sì, lascialo, ascoltami adesso. Sì, ti ascolto. Io devo dirti una cosa. Cosa? È una cosa molto importante. Ah, mi vuoi dire cosa ti sei inventato stasera per il pubblico della Mondovisione? Ma no, ma che cosa dici? No. Ma no, quella è una sorpresa, è un segreto finale. Sì, lo so. E allora cosa vuoi dirmi? Ecco, vedi, Dina, sì. Io in tutti questi sì. anni. Io in tutti questi anni non sono mai riuscito a dirtelo. Cosa, Astor? Non mi interrompere, però, Dina, è una cosa molto importante. Ho capito che solo tu puoi aiutarmi. Io? Sì, solo tu. Piangi? No, ma che piango, che sto pensando a questa famosa volta di tanti e tanti e tanti anni fa. Quando tu involontariamente, ed effettivamente a distanza di tempo, mi sono reso conto che non avevi torto. Anzi, avevi perfettamente ragione. Ebbene, tu allora inconsapevolmente azzardasti un'ipotesi. Apparentemente troppo ardita, troppo audace per quei tempi, cosa che io non afferrai pienamente. Voglio dire, fino in fondo. È per questo che sono dietro questo pesante, che ha portato il fratello. Adesso che ti ho detto tutto, io mi sento molto più sollevato, perché so che tu mi hai capito, vero, Dina? No, Astor. No, Elis. Non mi può capire se tu mi provi la fonica in sottofondo e non dirmi che non ci hai visti. Vai da Belinda. Ma che Belinda? Vai da Stella. Ma ti ho detto... Vai da Stella. Ti ho appena Vai detto... Vai da Miriam. Ma chi è Miriam? Ma la Mary! Tu capisci? Non si può dialogare insieme, no? Nina! Nina! Vai da Nina! Vai da Ronny! Vai da... Accendi questo microfono e prova la fonica. C'è la prova del pacco adesso. Più sono giovani e più sono sbocciati. Tuffati! Perché? Perché? Stacci! Stacca! Perché? Perché? Ciao, Pacco. Ciao. Ti disturbo? No, anzi, mi stavo scaldando la voce. Fai pure, fai. Allora, aspetta, aspetta di cosa, ti lascio! Invece... Sei bravo, ma chi te l'ha insegnato, tua madre? No, no, lei non vuole cercare... Perché non ci andiamo a prendere qualcosa? Va bene. Cos'è che diceva tua madre? Allora, ti lascio, no! Oh, finalmente! E avrete di più questa volta! Oh, incredibile! Avanti, fregati! Mamma mia, non sopporto di aspettare, non sopporto! Allora, hai fatto! Oh, avanti, cretina, stiamo con la piccolina in fondo! Più in fondo! In fondo a destra, dopo la prima curva, prima della salita dei fiori! Ma cosa avete? Eh? Ce l'avete con me? Avete litigato? Io non posso aspettare ancora, non ho tempo! È piano, non tirare così forte! E tu, lascialo scendere piano piano! Non dico, ma è possibile che io non riesca a fare una prova come si deve? Oh, Astor, ti piace, carino, vero? Sì, Mara Mary, ma
non pensi di aver esagerato? È meraviglioso, non te l'immagini l'invidia? Sì, Caraveri, ma non pensi che ci possa essere qualche difficoltà tecnica? Io dovrò... Arthur, per favore, non cominciare anche tu a complicarmi la vita. Io l'ho scelto per la sua armonia, per la sua morbidezza, per la sua freschezza, sì, per la sua semplicità, perché mi ricorda la campagna, capisci? Mira, tentano per i fiocchetti! Vedi, Miriam, il problema non sono i fiocchetti, è che ad un certo punto io dovrò intervistare... Ma certo, Arthur, che devi! E allora dimmi come faccio, dove mi metto? Se tu mi lasciassi parlare, te lo direi! Avanti, Jimmy, controlla il retro, vedi se tutto è a posto! Avanti! Ma Miriam, non posso perdere in diretta! Io, Vittoriano... Sì, io oggi in teoria avevo pensato a tutto e ci è sembrato molto originale il fatto che tu sbucassi da questo buco, capisci? Ma quale buco? Ma non vedo alcun buco. Ma qui, se tu ti infilassi lo vedresti. Avanti, via, controlla il buco, aiutato. Io non posso in mondovisione infilarmi sotto una... Arthur, infilati, non mi fai il mestiere, per favore. E infilati, non ti metti no, a letto. Non ho mai... Arthur! Avanti, via. Lo vedi il buco? Ma a me non riesco a trovare la strada. Tina, Dora, ma che fate voi qui? Prego, Dina, non posso. Chi è che mi pizzica? Moria! Sì, figlio mio, andartene dovrai. Arthur? Da troppo tempo sai, da troppo tempo so. Arthur! La 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 la. Arthur? Arthur, rispondimi! Arthur, che cos'è uno dei tuoi soliti scherzi? No, mica mi farei così questa sera in mondovisione! Arthur, rispondimi! Nina! Jimmy! Ronnie! Ma non c'è più nessuno qui! Ma perché mi avete lasciata sola? Non mi fate questi scherzi perché ho paura! Aiuto! Aiuto, sono prigioniera del mio vestito! Aiuto, che qualcuno mi aiuti! Aiuto! Maraveri, è stato un viaggio lunghissimo. Io non posso questa sera in mondovisione perdere tutto questo tempo, capisci? Io non posso assolutamente proporre la mia canzone senza questo vestito. Fa parte di me, del testo, della musica stessa, capisci? Sì, ma ripensaci, basta accorciare un... Questo complotto ordito dalla boa! Ma stampi che non mi arrendo! Fuori! Fuori tutti! Guarda, al massimo potrò farli toccare la scollatura, se proprio insisti. Avanti, una volta di fuori! Veloce, che sempre inginocchiata per terra, fai me! Che cosa fai, imbecille, che non sai quando esco da qua ti stacco la testa a te e non mi fai cadere, idiota! Avanti, guardami fuori, cretini, non siete altro, non di essere, avanti! Maraveri, non è possibile, non è proprio possibile, non sono ancora arrivate le scene, non sono ancora arrivati i costumi, non sono arrivati i fiori sintetici, l'unica cosa che è arrivata è questo ammasso. Questo ingombro inutile e complicato di stoffa che hai il coraggio di chiamare vestito, capisci? Tutto bene, signor Astor? Ah, Jimmy, sei tu. Che cosa c'è adesso? C'è la prova del pacco! Prova il pacco! Fermi! Ci sono io! Fermi! C'è la signora Boa! Che altro è successo, Belinda? E hai anche il coraggio di chiedermelo? Sì. Ah, me lo chiedi pure? Sì, Belinda. Ti ho cercato dappertutto. Nel tuo camerino non c'eri. In quello di Dina non c'eri. E guarda caso, stranamente non eri neanche in quello di Stella. Allora ho pensato che potessi essere dal cavaliere Russo, ma anche lì non c'è! E dov'è? Ma sta zitto, lo so benissimo! Qui! E con chi? Ma certo, con lei! Con l'altra! Non c'è nessun altro! Sta zitto e fammi toccare! Io ero lì, abbandonata, disperata, sola, nel mio camerino, in attesa di qualcuno che non arriva, di qualcosa che non arriva, della sarta, del mio vestito che non arriva! E lui? Qui, certo! A contare i nastrilli, i pegolini, i fiocchettini di quello stupidissimo e volgarissimo vestito dell'altra! Non c'è nessun altro! Senti, non mi toccare! Tu sei solo... Ma lo sai che cosa sei tu, lo sai? Sei solo un presentatore, non mi toccare! È inutile che ogni sera cerchi di stupire il pubblico, presentandoti sempre in maniera diversa! Ma che cosa vuoi inventare, imbecille? Tanto resti sempre un piccolo, povero, stupido, inutile presentatore! Non t'avvicinare, io voglio stare sola! Non ho mai avuto bisogno di nessuno io. Sono sempre stata sola. Io voglio soltanto il mio vestito. Ma qui non mi ascolta nessuno. Nessuno si vede ad ascoltarmi. Io non conto niente. Sono tutti dalla Maraveri ai suoi piedi, pronti a esaudire ogni suo desiderio, come fai tu. Non mi toccare, non mi toccare. Io sto male, nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta. Io sto male, io sto io soffro e non ho ancora il vestito e devo ancora fare la prova e tutti la fanno! E tu non fai niente per me, perché non te ne frega niente di me! Piccolo, scemo, sciocco, stupido, stolto, stelle, ballo, signore, inutile, lento! Piccolo presentatore!
mi sono fatto la barba prima di andare in diretta. Adesso mi brucia i miri. Succede anche a me, sai, qualche volta, signorato. Questo mi fa piacere che capita anche. Allora, siamo pronti? Prova, porco! Pronti? Pronti? Scusa Franco, preparati con le luci, prova vestito Melinda. Come so, eh? Astor,
Arthur, dimmi, come sto? Non lo so, Belinda, non ti vedo ancora, ma sono sicuro che stai benissimo. Però sbrigati perché il tempo è tiranno. Che aspetti anche lui? Ho aspettato tanto io per il mio vestito. Allora che cosa faccio? Salgo, scendo, avanzo, vengo, dimmi qualcosa. Come sto, Arthur, come sto? Stai bene. Scusa, Franco, mi dai un rosso? Come il rosso? Se c'è un colore che non sopporto, che mi fa impressione, è proprio il rosso. Franco, togli il rosso. Oh. Allora, Arthur, dimmi come sto? È bello? Sono bella? Sono Belinda! Certo che sei Belinda. Sto zitto! Senti la magia! Non ti avvicinare, non mi toccare, lo sai che non lo sopporto! Lasciami vivere questa magia, perché è magico, vero Astor? Dimmi che c'è magia! Sì, è magico. Sta zitto, come te lo devo dire che devi stare zitto! Oh, allora che cosa faccio? Vado avanti, vado indietro, vado a destra, vado? Vai, vai, però sbrigati, Belinda! Sì, va bene, allora adesso salgo, scendo, guardami, come sto scendendo? Guardami, si vede qualcosa dietro? Mi si vede dietro? Dimmi e stai zitto! Basta, me ne vado, non mi capisci, non mi hai mai capita! Nina! Nina, sto scendendo! Come sto scendendo? Nina! Belinda! Belinda, che succede? Rispondetemi dietro, che cosa è successo? Belinda! Belinda, rispondimi, che succede? Si è rotto? Il vestito? No, il braccio! E stasera come? Oh, ho detto che lo fa lo stesso! Ma come Nina, lo fa lo stesso? Con tutta la sua coreografia! Come fa a farlo lo stesso? Piange? Ma chi sei? Sono quello di prima, quello dell'intervista. L'operatore di Odiguarda. Ah, sì, scusami, non t'avevo riconosciuto. Com'è che ti chiami? Tommy, in arte, dimmi. In arte? Sì, sa, questo non è il mio vero lavoro, signor Astor. Ah, no? No, no, io aiuto Odiguarda, sì. Ma sera in un localino poco distante da qui. Io suono, canto e ballo. Balli? Sì, ballo. Che tu balli. Sì. Senti, scusa, perché non ti sfogli? Eh? Come hai detto? Ho detto di sfogliare. Adesso? Qui. No, io aspetto oggi, facciamo una cosa. No, no, ma solo stai, ti guarda, ti sto proponendo una cosa molto grossa, se ancora non è. Grossa? Magari un'altra volta, facciamo in un secondo, non le daremo. Questa sera in Mondovisione con la Belinda Boa. Ma non mi sta prendendo in giro, signor Astor? No, dico sul serio. Sì. Dice sul serio? Sì, dico sul serio, basta, fermati. Sì, mi fermo. Sa se arriva oggi. Ma Belinda, non si è rotto un braccio? Sì, si è rotto un braccio, mi deve riguardare tutta la sua coreografia. Allora io ho visto te, mi sembri la persona giusta. Che cosa sai fare? Tutto, signor Astor, tutto. Allora tu questa sera ballerai con la Belinda Boa in mondo di sì. No! Sì, no! Ho detto di sì. Adesso vado dalla Belinda, glielo dico, e tu quei pettorali usali molto bene, d'accordo? Nina, Belinda! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Non è possibile, ce l'ho fatta! Io questa sera ballo in mondo visione con Belinda e tutti mi vedranno, tutti! Sì, ballo, ballo, ballo! Ma cosa ballo? Già, cosa ballo? Come ballo? Nina! Oh, Tommy, hai visto Nina? Non la trovo ballo in mondo visione! Cosa? Questa sera! Cosa? Dammi un consiglio! Cosa? Ah, ti fai wow wow, fa sempre effetto! Oh. E Tommy? Dimmi! Sì, copia che qui lo fanno tutti! Nina! Copio, copio! Ma chi copio? Ah, chi copio? Oh, Nina! Mondo visione, questa sera, boa! Capito? No. Astor, non ha capito, non capisce, non vuole capire!
faccio più. Non ce la faccio più. Ha ragione Belinda. Ha ragione. Io sono solo un presentatore. Ma che cosa vuol dire presentatore? Ti presento? Che cosa rappresento? Io ho paura. Il signor Astor Vendetta al trucco. Il signor Astor Vendetta al trucco. Mancano pochi secondi alla diretta. Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Che si inceppava su ogni battuta. O avete preferito l'Astor Vendetta della prima serata, quello per intenderci che gesticolava, faceva entrare i cantanti a gesti. Beh, io sono, come sapete, un presentatore che non ama ripetersi, e allora per questa sera, che è una serata particolare, ho riservato per voi un presentatore del tutto originale, ma non voglio tradire, voglio lasciarvi la sorpresa. Ma perché un presentatore originale? Perché questa sera voi sarete molti e molti di più. Infatti la rassegna canora viene trasmessa in Mondovisione, questo grazie ad un grande uomo, ad una grande mente per la quale questa rassegna funziona alla perfezione da sempre. Signore e signori, un grande applauso al cavalier Ernest Anuzzo! Noi siamo pronti, loro, i vostri beniamini, sono già dietro le quinte, tremano, sudano e hanno paura. Ma è normale che sia così. Anche a me, del resto, prima di affrontare il grande pubblico, capita spesso di tremare e di sudare un poco. Ma io mi faccio coraggio, perché so che posso fare affidamento sul vostro calore e sul vostro amore. Io so bene che Astor Vendetta vi ama, so che Astor Vendetta vi appartiene e so che Astor Vendetta è l'unico che può presentarveli. Ma prima di fare ciò, ancora un saluto particolare alla mia fida collaboratrice Stella che per... cinque serate è stata a mio fianco e che ieri, come ricorderete, purtroppo è caduta in diretta volando giù dal palcoscenico. Scusate, mi stanno facendo dei cenni. Stella è morta. Scusate, diciamo che lo spettacolo ha le sue leggi e deve andare avanti. Ieri era Stella, oggi è una nuova collaboratrice, ma guai a chiamarla Valletta. Anni ed anni fa queste ragazze, le Vallette, appunto, facevano questo lavoro un po' per gioco e un po' per farsi notare. Vabbè, oggi lo fanno solo per farsi notare. Comunque, brava, preparata, semplice, ambiziosa, salutiamo la mia nuova collaboratrice, Stella! Stella? Sì! E hai ragione, perché non capita tutti i giorni di apparire in Mondovisione. Sì,
Lo sai, Stilla, che puoi ritenerti una ragazza davvero fortunata? Sì. Non capita tutti i giorni di arrivare dove sei arrivato tu. Sì. C'è gente, pensa, che fatica anni ed anni per arrivare dove sei arrivata tu in un attimo. Sì. Gente preparata, con grandi capacità, umili, ma veri professionisti. Sì. Che probabilmente non arriveranno mai. Sì. È solo perché non hanno avuto la tua stessa fortuna. Sì. Ma tu sei sicura di saperlo? Sì. Sicura, 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 sicura? Sicura, sicura. Sicura? Sì. E invece... Thank you.
Molto bene, Belinda, ci sei piaciuta, lo sai. Grazie, Arthur, sei molto gentile. Ciao. Non hai voce, non hai talento, ma ci sei piaciuta lo stesso. Grazie, Arthur, sei molto gentile. Ma tu lo sai quello che piace alla gente. Che cosa, Arthur? Quelle cose che tu sai fare molto bene. Che cosa, dillo, dai. Un bestia, vuoi che le dica veramente? Ma sai, fai pure quello che vuoi. Tanto è me che guardano in questo momento. Ciao a tutti, grazie. Signori, Cassini!
sei piaciuta, Cassie, ma quanto tempo hai dovuto aspettare per avere questo tuo momento di gloria? Buonasera a tutti! Ciao, Aston! Ciao, Paco! Stai bene? Ti raggiungo subito! Però l'avete sentita? Corre lei! Prima lo avvelena e poi corre lei! Ma dove corri se sei diventata una vecchia? Ma perché non lo dici ai tuoi amici? Che non hai esitato neanche un attimo prima di avvelenarlo pur di avere un tuo momento di gloria, Lillo! Ebbene, sì, l'ho fatto, perché erano anni che aspettavo questo momento, perché non ho mai avuto niente io, niente, capisci? E sono anni che sudo, che corro, che faccio, che soffro per lui, per gli altri, e adesso sono stufa. E sì, perché questo spazio era mio, soltanto mio, capisci? Però una vecchia grintosa questa Cassie, perché tu sei sempre vecchia, vero Cassie? Oh sì, 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 signori e signori, sono vecchia. Amo certe cose, mi piacciono ancora e tanto. Per esempio, questo! Questo mi è sempre piaciuto! Il tuo mai! Mai, mai, mai! Ciao, cara! Ciao a tutti, buonasera! Quando vi troverete sul tram,
cantare.